Abruzzo fermo, morti e infortuni sul lavoro, piccole e grandi imprese in crisi, azioni lente sulla formazione, mentre tre disegni di legge a firma del centrosinistra aspettano di essere discussi da mesi. È la denuncia dei gruppi di centrosinistra in regione che in vista del 1° maggio chiedono un'inversione di rotta con un'analisi completa a cura dei consiglieri Silvio Paolucci, Dino Pepe, Pierpaolo Petrucci, Antonio Blasioli, Americo Di Benedetto, Marianna Scoccia e Sandro Mariani, tre dei quali presenti in conferenza. Questo mentre il governo regionale si trova a gestire fondi imponenti tra PNRR nazionale, fondo complementare, fondi comunitari e strutturali. I dati sulle morti bianche pongono l'Abruzzo come una delle peggiori regioni, 38 decessi nel 2021. Pescara in testa, Chieti invece per gli infortuni. Per questo chiedono che il Comitato regionale di coordinamento per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro assuma un ruolo attivo. Sul lavoro i giovani hanno difficoltà oggettive a inserirsi nel mercato, soprattutto nelle aree interne, e poi ci sono molti altri problemi. Sono cresciuti solo i contratti a tempo determinato, non brilla la demografia delle imprese. Loro sostengono che vanno discussi tre disegni di legge: il primo in materia di politiche del lavoro, quello sulla parità salariale a sostegno dell'occupazione femminile e quello di riforma del diritto allo studio. Il centrosinistra poi chiede altre cose: accelerare l'iter per potenziare il collegamento ferroviario della Roma-Pescara, trovare una soluzione definitiva per l'aumento dei pedaggi autostradali. La ZES poi va attuata veramente. Pietrucci ha fondato sull'Aquila e sui problemi delle aree interne, colpevolizzando gli assessori regionali aquilani, mentre Mariani ha annunciato un approfondimento su Abruzzo Regione del Benessere. Se non mi saranno forniti gli atti, andrò ai carabinieri, ha detto. Si registra poi una fase demografica decrescente. Occorre per questo lavorare per ridurre la frammentazione, rafforzando il ruolo delle piccole e medie imprese, stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo. Intanto il tema della sicurezza: 38 i decessi del 2021 legati al lavoro, oltre 4.600 il numero degli infortuni, delle denunce per quanto riguarda il Covid, e in tutto questo l'assenza di politiche sia sul tema della sicurezza sia sul tema della quantità e della qualità del lavoro. Siamo ancora sotto di 10.000 unità per quanto riguarda i posti di lavoro. In tutto questo noi abbiamo proposto tre disegni di legge che recuperassero, che provavano a recuperare i tre gap esistenti in Abruzzo: quello di generazione, di genere, tra aree interne e aree costiere. La giunta purtroppo è ferma sia su questo sia sul tema dello sviluppo, con un impressionante numero di risorse a disposizione. Purtroppo registriamo la stasi delle politiche e delle iniziative sul mondo del lavoro. Altre azioni per il centrosinistra sono considerate strategiche: liberare 50 milioni per ridurre IRAP e IRPEF, attingere a maggiori risorse dai fondi UE, accelerando la definizione del prossimo ciclo di programmazione ancora al palo. Si punti poi, dicono, su turismo e cultura, con l'attuazione della legge che contiene 10 milioni di euro per le imprese della ristorazione e del settore turistico alberghiero.